sempre avuto la tendenza a inventare e a raccontare storie. Devo ammettere, non sempre attendibili. D'altronde ho avuto come maestri persone come Germano Lombardi e Gianni Novak. Le mie storie le ho raccontate non solo a parole, ma anche con anni di scenografia e di teatro, ma soprattutto con segni e immagini. Ecco, il Paperino di Walt Disney, si può dire che ho cominciato da lì. E poi gli elementi dell'infanzia, bandierine con i gelati, i balocchi, i coriandoli, i leoni del circo. Le cabine lungo le spiagge deserte, navi all'orizzonte. Il primo personaggio vero e proprio è stato Pulcinella, un po' perché venivo dal teatro e un po' perché mi sembrava che fosse l'unico personaggio che potesse abitare quei luoghi e quegli spazi. E con lui poi ovviamente sono seguiti altri personaggi. L'infanta Margherita, Arlecchino, Reginella. Marinai, partenze, fughe o arrivi, chi lo sa. Obelischi, mari. Teatrini, armadi, tavole imbandite. Le storie poi sono diventate dei veri e propri racconti. E quindi il circa la fine del mondo. Storia del giocatore di carte. La storia di Bernardino della Ciarda e tante altre. Poi di nuovo i Pulcinella, tanti Pulcinella. E da lì ho cominciato a lavorare in grande, grandi tele, grandi dimensioni. E la memoria, le stanze della memoria. Io ho sempre lavorato sulla memoria. Il ricordo, la cosa più preziosa. E sono caduto nel mondo di Paolo Uccello, che era un grande raccontatore di storie. E quindi sono venuti i suoi cavalieri, le corazze. I suoi amici, Manetti, sono venuti i suoi cavalli un po' folli, spaesati. E con Paolo Uccello la Toscana dei Della Robbia, con i loro straordinari bagagli di segni, colori, materiali, gli stemmi. La cantoria, San Giorgio il Drago, i dormienti.
soprattutto le terre e i dossi ondulati della loro Toscana, che io ho tentato a mio modo di riproporre. Ho studiato poi tanti altri pittori, Goya, Monet, Velázquez e tanti altri. Ho cercato di averli come maestri. Poi sono sbarcato in America, in quell'America che avevo sempre immaginato e che ora finalmente potevo vedere. E quindi New York, gli scorci dei grattacieli e i musicisti di jazz. Crazy Cat e tutti gli altri eroi di carta dei fumetti, quelli del cinema, Bogart e Philip Marlowe. Il tutto in collage, sovrapposizioni, l'intrico e soprattutto una confusione molto voluta. In America, sul Financial Times, sono riaffiorati i miei vecchi paperini. Ne ho dipinti più di un migliaio, sempre in corsa e sempre affannati. Fino a che poi si sono fermati in forme e in dimensioni precise. Ora, dopo New York, sono tornato a interessarmi della città. Prima nei piccoli formati, allegri, chiassosi, quasi cartoline mediterranee. Che poi si sono dilatati in grande, diventando le città dei sogni. Notturni soprattutto, le città silenziose, vuote, con i loro parchi, con le loro foreste urbane, dove camminare ascoltando una musica che hai nella testa, dove nascondersi per continuare a sognare.